ti tenevo solo a, non voglio rubare la tattica a nessuno, tantomeno agli organizzatori. Mi sembra che sia una buona occasione per colmare questa lacuna dello scambio diretto con la cittadinanza che noi peraltro attendavamo come momento organizzativo del comune di Castelvetro. C'è stata questa occasione e benvenga per consentirci di l'iniziativa. Come dicevo, l'INACA è un'azienda integrata. Nel gruppo ci sono due grandi strutture di macellazione, sono i più grandi macelli europei, specializzati sul bovino, macellano solo bovino. La caratteristica di INACA, che la rende un po' particolare rispetto ad altre aziende del settore, è proprio quella di concatenare in un processo integrato tutte le attività sul bovino che normalmente vengono fatte da stabilimenti distinti e separati. Quindi è un po' la nostra caratteristica, noi macelliamo, disossiamo, porzioniamo questa carne, facciamo prodotti per l'industria e vendiamo sostanzialmente in oltre 40 paesi del mondo. Innanzitutto, perché questa scelta? Perché questa scelta e questa proposta all'ente? Fondamentalmente è stato accennato dall'oratore precedente che i macelli bovini, sia nel momento della BSE, ma questo da sempre, forse qualche persona anziana ricorderà le sardigne che avevano tutti i macelli, hanno l'obbligo di smaltire per via energetica, non ci sono alternative possibili, determinate parti degli animali macellati, questo indipendentemente che l'animale sia sano, sia malato, eccetera. Faccio un esempio: il pacco intestinale dei bovini di ogni età, quindi dal vitello, il vitellone alla vacca, costituiscono materiali specifici a rischio, quello che dicevamo prima, materiali di categoria 1. Ora, la norma in via cautelativa, cioè secondo un principio di prevenzione, non è che quegli organi hanno la malattia o hanno il primo della BSE, siccome sono un potenziale veicolo, la norma dice: io in via preventiva obbligo chiunque macelli bovini a trattare per via energetica, quindi distruggere questo tipo di materiale. Ci sono, non so, le teste, le colonne vertebrali, eccetera. Quindi noi da sempre abbiamo questo obbligo. Cosa è successo? Che quando è arrivata l'emergenza della BSE, il sistema italiano nel suo complesso era impreparato, nel senso che nessuno in Italia aveva organizzato in via preventiva, e c'erano le condizioni perché la direttiva che imponeva questo era stata emessa dalla Comunità Europea prima della crisi, perché era stato in questo senso lungimirante la Comunità Europea. In Italia non era stata fatta una pianificazione sul territorio di questi impianti. Quando è scoppiata l'emergenza, si è realizzata, insomma, nel nostro paese una oggettiva difficoltà ad avere impianti di smaltimento di questo materiale, e la gente ha, come si fa in tutte le emergenze, ha fatto le cose come ha potuto. Si sono create delle filiere oserei dire quasi improvvisate per il trattamento, poi nel corso del tempo si sono definiti degli operatori del settore specializzati. Ora, a noi cosa ha insegnato questa crisi? Ha insegnato che non è possibile per un'azienda che vuole operare a livello globale essere, esposta a queste situazioni che sfuggono chiaramente alla sua volontà di controllo e quella di tutti, una qualunque crisi alimentare. E quindi già ai tempi della crisi della BSE abbiamo realizzato questo inceneritore proprio per risolverci un problema e non portarlo fuori dal nostro perimetro industriale. Superata la crisi, questa macchina ha compiuto un po' la sua missione. Quando si è ristabilita una filiera esterna, siamo ritornati a smaltire all'esterno. Questo però, ci ha insegnato l'assoluta necessità di essere autonomi. Quindi sostanzialmente lo scopo di questa iniziativa è una prevenzione che l'azienda vuole avere di tranquillità, continuità ed affidabilità in condizioni di crisi alimentare, perché potete capire che gestire questi materiali ad un esterno, sia esso un esterno assolutamente
capace e serio, è comunque mettere un elemento di debolezza, diciamo, in mano, un elemento di forza ad un altro, che può diventare nei momenti di tensione, di conflitto, eccetera, eccetera, un'esposizione difficile da sostenere per un'azienda che tutti i giorni macella, tutti i giorni produce, eccetera. Quindi ragioni sanitarie sono le prime, come in qualche modo è stato anche, credo, ben inquadrato dal mio predecessore. Ragioni ambientali. Allora, dovendo noi obbligatoriamente fare energia con questo materiale, non possiamo fare altre cose, vorrei che fosse ben chiaro, non possiamo, è illegale. Dal punto di vista ambientale noi cosa abbiamo fatto? Allora, noi come sito di Castelvetro consumiamo 10 MW di potenza elettrica. La linea elettrica che arriva al nostro impianto, al nostro stabilimento, non sopporta poco di più del 35% del nostro fabbisogno elettrico. Quindi noi, sin dai tempi della realizzazione del nuovo assetto dell'industria in Italia, così come la vedete oggi, parlo della fine degli anni 90, abbiamo dovuto autoprodurci almeno il 50-55% del nostro fabbisogno elettrico. Tramite che cosa? Tramite la cogenerazione industriale. Se qualcuno non la conosce, brevemente ve lo dico, la cogenerazione è un sistema per il quale, se un sito produttivo necessita di energia termica, e noi come macello per fare acqua calda, calore, abbiamo un forte fabbisogno di energia termica, si può utilizzare una tecnologia che, recuperando il calore di questa macchina cogenerativa, in parallelo produce energia elettrica. Quindi produce una certa, nella sua energia, una certa quantità termica e contemporaneamente una certa percentuale elettrica. Quindi l'INAECA da oltre 15 anni, parliamo del 93-94, quindi parliamo di Berlino, è stata una delle prime aziende nel territorio ad autoprodurre energia tramite la cogenerazione industriale, che è un sistema virtuoso perché comunque crea una massima efficienza energetica oggi disponibile, che ha però il limite del basarsi su fonti fossili, quindi nel nostro caso metano. Ora, cosa succede? Combinando la necessità di uno smaltimento obbligato, ripeto, per ragioni sanitarie, con la necessità di un fabbisogno energetico che nessuno ci dà, se dobbiamo produrre da soli, questa proposta è nata con questo panorama, ossia creare un motore, nel nostro caso sono due motori da 2 MW e mezzo, però in parallelo, cioè normalmente ne va uno e l'altro è una riserva, utilizzando come combustibile non più il metano nel nostro caso, ma un combustibile che ci autoproduciamo costituito dal sego bovino. Quindi dal sego bovino pieno di questi trattamenti, di questi materiali. Quindi la proposta tecnica, scusate, da cosa si compone? Da una stazione che si chiama di rendering, e come più o meno diceva prima, non è altro che una, consentitemi la parola, un pentolone, come potrebbe essere quello del bollo di casa, dove si scalda a 95 gradi questo triturato di carni e si ottiene la separazione della frazione proteica, la separazione della frazione grassa e l'evaporazione dell'acqua. Quindi la prima sezione è una sezione che unicamente consente la concentrazione del prodotto e la separazione tra la parte proteica e la parte grassa. L'impianto, che chiaramente è un impianto che sarebbe di ultima generazione, è molto, come dire, allo stato dell'arte su quelli che sono proprio tutti i sistemi di purificazione di questo grasso, perché proprio per avere la possibilità di usarlo in modo affidabile come combustibile, questo grasso deve essere privato di tutte le impurezze, soprattutto legate alla frazione proteica. Quindi questo impianto, rispetto agli impianti tradizionali, ha una sezione che si chiama di degommaggio, che non è altro che un sistema fisico molto spinto, proprio per avere un grasso nella maggiore condizione di purezza possibile, proprio perché è finalizzato alla combustione. Questo grasso andrebbe in un motore che è sostanzialmente identico a quel motore che oggi lavora da oltre 15 anni, che proprio perché lavora da oltre 15 anni è in obsolescenza, per fare energia elettrica. Con la differenza che faremo energia elettrica non più da fonti fossili,
bensì da fonti rinnovabili. E vi dà fastidio questo. Le fonti rinnovabili hanno, noi aggiungo il perché insisto sulle fonti rinnovabili, non perché abbiamo particolari, un particolare fuoco sacro sul fare fonti rinnovabili, ne abbiamo già abbastanza di fare la carne, ma perché proprio perché ha una forte potenza termica installata, il sito di Castelvetro è sottoposto alle procedure, consentitemi, veramente molto severe, dell'emission trading scheme, il protocollo di Kyoto, le quote di CO2. Ora, c'è uno scenario nei prossimi anni molto preoccupante in termini prospettici per l'azienda, perché quello che si pensa, non è ancora una data, una certezza, però è un'ipotesi più che concreta e più che plausibile, la assegnazione delle quote di CO2 che questi stabilimenti devono avere sarà, mi sentite lo stesso? Sì.